Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per parlare della crisi della Juventus. Con noi il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici. Il tema è quanto mai attuale perché oggi pomeriggio ci sarà anche un consiglio di amministrazione che discuterà del futuro bianconero, ma soprattutto perché la Juventus è reduce dalla sconfitta casalinga con il Catania, non perdeva la Juve dal Catania dal 1963, ma soprattutto e questa Juventus targata Ferrara ha subito 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, un dato assolutamente negativo che apre lo scenario di una crisi difficile davvero da risolvere. E cominciamo ad inoltrarci in questa crisi attraverso le parole di Xavier Iacobelli. Xavier, si fanno vari nomi, si parla di Hiddink, però al momento Ferrara è confermato. Perché? Beh, questo bisognerebbe domandarlo a Blanc. Secondo me quello che se ne deve andare subito è il presidente, direttore generale, amministratore delegato, perché la sua strategia è fallimentare. La Juventus sta vivendo una delle crisi più gravi della sua storia recente, paragonabile a mio avviso per dimensioni a quella che dovette affrontare una volta retrocessa in Serie B nell'estate di Calciopoli, ma all'epoca dal punto di vista tecnico vennero prese le contromisure efficaci. Il problema è che la Juventus ha sbagliato la campagna acquisti. Felipe Melo e Diego sono costati 50 milioni di euro e sono irriconoscibili. La Juventus ha 6 punti in meno rispetto allo stesso punto del campionato di un anno fa, quando sulla panchina c'era il tanto vituperato Ranieri, il quale giustamente ieri sera ha osservato se avessi perso anche solo una partitella in allenamento lo avrebbero già cacciato. E terzo elemento, ci sono alcuni giocatori della Juventus che sono irriconoscibili, sono tutti Cannavaro. Il cui arrivo, il cui ritorno alla Juventus, guarda caso, ha fatto molto piacere al commissario tecnico nazionale Marcello Lippi, che, anche per rispondere alla tua domanda, dovrebbe essere il nuovo direttore tecnico della Juventus dopo la conclusione dei mondiali sudafricani nel 2010. Scusa se ti interrompo Xavier, ma proprio all'ombra di questo progetto che riguarda il futuro della Juve attraverso il ritorno di Lippi, forse la Juve sta sacrificando questa stagione e tenendosi Ferrara per il ritorno di Lippi? Cioè, non abbiamo risposte dirette dalla dirigenza bianconera, però siamo portati a pensarlo, è come dire logico pensarlo, perché altrimenti in un'altra circostanza Ferrara, che sta pagando un pedaggio pesantissimo alla sua inesperienza, sarebbe già stato silurato e un altro allenatore molto più esperto sarebbe già stato ingaggiato. Ma è evidente che nel momento in cui dovesse essere ingaggiato Hiddink, fra 10 mesi, non accetterebbe mai di avere un supervisore tecnico del calibro di Marcello Lippi. Quindi in questo momento la Juventus è prigioniera dei suoi equivoci, è prigioniera delle sue contraddizioni, ma ci sono dei dati di fatto inoppugnabili. Eliminazione dalla Champions League, situazione in classifica che diventa sempre più pericolante ai fini della qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto il gioco che non c'è. Ieri il Catania ha maramaldeggiato, l'azione del secondo gol siciliano, quello firmato da Izco, che peraltro ha segnato la prima rete in 90 presenze in Serie A, la dice lunga. Ecco, in questo panorama veramente difficile da decifrare si inserisce anche un'altra valutazione, quella che non esistono delle figure intermediarie tra la società e la squadra, figure che sappiano creare delle opportunità anche dal punto di vista del collegamento proprio tra la società e la squadra e anche esprimersi dal punto di vista tecnico, e per questo torna ad attualità il nome di Roberto Bettega. Sì, ieri sera Blanc lo ha virtualmente annunciato come nuovo dirigente della società, sottolineando il fatto che si tratta di un'operazione volta a rafforzare lo staff tecnico della Juventus. Prima considerazione, bisognava aspettare di arrivare a questo punto per rendersi conto che all'interno dell'organigramma bianconero mancava una figura del calibro di Bettega. Seconda considerazione, speriamo per la Juventus che non sia troppo tardi. Terza considerazione, non basta certamente Bettega per rinsaldare un ambiente che è frastornato e che soprattutto ha bisogno di una guida tecnica sicura. Ieri abbiamo visto Ferrara inserire Felipe Melo e toglierlo praticamente subito dopo, tenere Del Piero in panchina per 65 minuti e poi inserirlo nel finale quando gli sforzi della Juventus sono risultati vani. C'è un problema Diego, la Juventus ha cambiato il gioco per il fantasista brasiliano, che però non ha ripagato tanta attenzione e tanta fiducia. Insomma, i nodi sono diversi, tocca a Ferrara scioglierli durante la sosta del campionato. Molto bene, grazie Xavier Iacobelli. Grazie a voi, grazie a te Beppe. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.